Ok, ragazzi, queste saranno parti che non saranno trasmesse in live, ma che sto registrando a parte perché sto facendo i giri di reclutamento e quindi per chi vedrà poi i video caricati su YouTube avrà modo di potersi collegare ai reclutamenti che sto facendo durante il gioco. Quindi siamo ancora nella zona della storia dell'incontro, del reincontro, anzi, con Periel all'interno della città di Ishan. E abbiamo subito un personaggio che possiamo andare a reclutare, che è il cuoco, che voleva una ricetta che per l'appunto si trova al villaggio dei Silvani. Ecco qui, la ricetta della Tutuvia alla griglia. Che strana richiesta. Ma sì, va bene, se posso aiutare i salvatori del Dendriarca te la darò. Ecco, tieni. Oh, e adesso possiamo reclutare il cuoco. Poi, qui abbiamo anche un altro personaggio che però per il momento non possiamo reclutare perché sta cercando una pietra del fulgore. Quindi per il momento siamo a corto, ma andiamo dal cuoco. Eccoci qui dal cuoco. Quindi consegniamo la ricetta. Per tutti i peperoni, questa è la ricetta della Tutuva alla griglia, l'hai trovata apposta per me. Beh, immagino che prima o poi la guerra mi avrebbe trovato comunque. Inoltre, questo potrebbe condurmi a lei. Ottimo, mi recherò al tuo quartier generale per soddisfare ogni esigenza culinaria. Chiamami Kurtz. Se vuoi qualcosa di cotto, saltato in padella o brasato, allora giuro che sarà fatto per tutte le beciamelle. Bene, unisciti a noi. Musica per il mio stomaco. E qui abbiamo Kurtz. Chissà se combatte lui. Mi sa che forse lui non combatte come Taiyo. Va bene. Avanti il prossimo. E ovviamente me lo immaginavo di trovare qualcuno alla miniera abbandonata. E lui sarà probabilmente un amico dei banditi che abbiamo reclutato, tipo Kogen, esatto. Il fiuto non mi inganna. Cosa stai cercando? Wow, chi diavolo sei? Cosa pensi di fare? Oh, mi dispiace, mi chiamo Nova, volevo solo aiutare. Avresti potuto tagliarmi la testa, ma non l'hai fatto. Allora esiste qualche umano degno di fiducia? Beh, mi chiamo Galdorf e sono una stella nascente tra i nani guerrieri. Ah no, tu sei un altro. È un onore conoscerti, Galdorf. Nova, giusto? Dal modo in cui parli mi sembra di percepire un'amicizia transculturale. Comunque, pensavo avessi bisogno di una mano, così. Ma certo che sì, sto cercando l'armatura del Cavaliere Chiara. È stata creata con i minerali che si trovano qui dentro. Una stella nanica nascente come me non sarebbe tale senza quell'armatura, capisci? Ma nonostante il mio coraggio, se mi fiondassi da solo in quella grotta avrei il 50. No, il 73%. No, l'80,9% di probabilità che le cose vadano storte. Più è vicino il premio, più servono dita sottili, se capisci cosa intendo. Vuoi che vada a trovare questa cotta di maglia blu notte per te? Ma io ce l'ho una cotta maglia blu notte. Che tu sia lodato, affronterai una segreta per me senza che te l'abbia nemmeno chiesto. Il valore ora ha un nome ed è Nova. Nova, mio modello di valore, non dimenticare che mi hai promesso che avresti recuperato quella cotta di maglia blu notte per me. Conto su di te. Ma io ce l'ho una cotta di maglia blu notte in realtà. No, e allora mi sa che la dobbiamo cercare. Va bene, andiamo. E nel mentre giravo le grotte è tornato il nostro venditore. Quindi potremo reclutarlo? Andiamo a vedere. Eccoci qua. Oh, bene, Nova. Ho saputo che hai costruito una bella città. Vedi, lo sapevo che saresti andato lontano. Suppongo che tu abbia bisogno di un negozio. Sai, c'è un certo Hiro che potrebbe essere all'altezza. Eh sì, sono venuto qui con noi. È questo che voglio sentire. Hai fatto un affare. Grande, altro reclutamento. Hiro, mercante di attrezzi. Ok, ci siamo. Quindi altro reclutamento. Torniamo al nano. Attenzione, c'è qualcun altro qua. E forse è qui che noi dobbiamo. Ecco qua. Perché sei qui? Ti serve uno specialista per trovare nuove miniere? Ah, potrei anche starci. Però non sbatto il piccone per chi non ci capisce niente. Prima mi devi dimostrare che sei bravo in miniera. Ti insegno come si estraggono i minerali di ferro. Portamene tre pezzi.
Ah, vabbè, ma già ce l'ho. Sì, vabbè, ma raccolta dei materiali già lo so. Li hai trovati? Bene, allora andiamo. Ecco, questa dovrebbe essere, ecco, la cotta maglia blu notte. Perfetto. E tu? Bravo giovanotto, ma ti serve qualcuno che ti insegni. Ora partiamo per nuove montagne. Dammi un tunnel e un'ora e farò funzionare tutto. Benissimo, ti do il benvenuto a bordo. Madonna, quanti reclutamenti nella miniera, allucinante. Non pensavo di averne già così tanti nella miniera. Minatore avaro. Porca paletta. Ok, oddio, a sto punto mi sta venendo la curiosità di andare fino in fondo e vedere cosa c'è. Va bene, vado. Ok, abbiamo preso l'armatura, consegniamola. Era questo che cercavi? Per tutti gli ammassi rocciosi. La cotta di maglia blu notte. Sono a un passo dal diventare il nano guerriero più forte di sempre. Ehi, se sei felice tu lo sarò anch'io. Oh, non potrei più essere grato di così. Ma le parole sono solo parole, no? Oggi, io Galdorf, stella nanica nascente, presto il più forte tra i miei simili, mi unisco a te. Cosa? Davvero? Ma è fantastico! Quindi, altro reclutamento. Soldato nano giovane, Galdorf. Già, nano giovane, guarda come sembra di 120 anni. Non preoccuparti. Troverò da solo la strada per il quartier generale. Oh no, ragazzi. Mentre stavo girovagando, sono partite le sfide di cucina. Oddio, la prima sfida di cucina. C'è qualche problema col cibo? Un problema? Provalo, idiota. Questo cibo è così disgustoso che il mio stomaco sta implorando un colpo di grazia. Chiederò un risarcimento. Per scusarti, che ne dici di consegnare l'atto di proprietà di questo sporco porcile che chiami ristorante? Ehi, il cibo di Kurz è fantastico. Vedi? Persino la clientela si è rotta. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere? Certo che c'è. Quanto puzza il tuo menù puzzolente. Senti, se non è il tuo genere, problemi tuoi. Ma smettila di mancare di rispetto ai clienti che si stanno divertendo. Altrimenti cosa? Mi stai sfidando a una gara di cucina? Allora se vinco questo ristorante è mio. Sei una qualche specie di chef anche tu? Beh, da come è vestito. Puoi scommetterci, dall'alba dei tempi gli chef hanno sistemato i loro problemi in un solo modo. Va bene, teppista, ma se vinco ti scuserai per aver chiamato il mio cibo sbobba. Ci sto. Maestro dei noodle, faranno bollire il dente. Ok. Allora, magari più tardi, perché così un attimo salvo, e nell'eventualità la rifacciamo. Quindi salviamo. Ecco qua, a posto. Ora possiamo fare la sfida di cucina. Ecco, ora ci siamo. Oddio. Signori e signore, l'attesa è terminata. È arrivato il momento di iniziare il duello di cucina di oggi. Permettetevi di presentarvi la giuria. Sempre pronta a fulminare. Ma come funziona la sua magia? La maga che afferma di essere perfetta, Carrie. Però non ci hanno dato un suggerimento su quello che gli piace mangiare. Al nostro carinissimo topo di biblioteca piacciono le ciliegie, Mariette. Ok, ciliegie. Volete trasformare un duello culinario in una sfida con le carte? Ecco a voi Glenn, il duellante di carte. Niente prepara le papille gustative come il duro lavoro. Ho sentito che questo giudice è goloso di dolci. Ok, Karin. Quindi dolce e ciliegie abbiamo. Il primo chef, ecco Tall Fry. Eccolo, il nostro chef a Kurz. Che non si presenta come Taiyo col faro tutto pompato. Questa è una sfida a tre portate. Ok. Sì. Ogni giudice ha gusti diversi. Guarda come reagisce i tuoi piatti per scoprire cosa gli piace.
Se riuscirai a proporre un menu che rispecchi le sue preferenze, otterrai un punteggio migliore. Sì, lo sappiamo. Allora, cominciamo con il dessert. Ah, tra l'altro qui ci sono... ci sono già diversi... ci sono già diverse cose. Allora, con cosa cominciamo? Uova bollite a fuoco lento con un goccio di aceto. Ricetta di Kurtz. Il segreto è aggiungere aceto nell'acqua. Poi zuppa di miso. Allora, come... oddio, in realtà... come antipasto, oddio, come antipasto... tosto zuccherato lo mettiamo come dessert. Anche il semifreddo alla frutta potrebbe essere interessante, però il semifreddo come antipasto mi sembra un po' esagerato. Il semifreddo è buono come dessert, effettivamente. Però se faccio come dessert quello non posso mettere il toast zuccherato. Però allora io direi che come antipasto possiamo fare una bella omelette. Come primo piatto io direi vorrei un qualcosa di... oppure... ecco, stufato di coniglio. E qui invece andiamo con una bel semifreddo alla frutta. Let's go. Ok. Che bello la sfida di cucina. Oh. Wow, il nostro uomo ci sa fare. Sta cucinando come se non ci fosse un domani. Vedi, dobbiamo arrivare. Ecco. Ok, direi che ci siamo comunque come preparazione, dai. Mancano 15 secondi. Ok, una volta che finisco devo solo aspettare il tempo. Va bene, pensavo finisse direttamente la sfida. Anche la prima sfida di cucina. Tra l'altro lui è da solo. Cioè io gli ho dato una mano. Invece l'avversario... ok, per iniziare l'antipasto del sfidante. Pancake. Oddio, il pancake. Vabbè sì, ci sta come antipasto. Itadakimasu. Vediamo i punteggi. Attenzione. Non sono piaciuti, eh? No. Adesso ecco il verdetto della nostra giuria. 0, 3, 2, 2. Minchia, zero carry gli ha dato. Non sembrano molto colpiti. Adesso tocca l'antipasto di Kurtz. Omelette. Itadakimasu! Dai, omelette ci sta. Tutti contenti. Wow, che buono. Quindi a Mariette piace l'omelette. Ecco il verdetto, lei ha dato 5. 3, 5, 3, 4. È un ottimo punteggio. Allora lui farà i noodle. Esatto, ah, il ramen. Ok, sì, perché lui è il re dei noodle. Che sarà la ricetta che vinceremo. Questa andrà bene, questa sarà forte. Oddio, non è piaciuto a nessuno? Penso che eviterò. Adesso ecco il verdetto della nostra giuria. Non ci credo. Non sembrano molto colpiti. Io invece ho fatto un bel stufato di coniglio. Che con l'uovo di prima si sposa benissimo. No, non è piaciuto. Non saprei. Adesso... ah, peccato. 1, 2, 1, 1. Qui siamo andati male. Non sembrano molto colpiti. Siamo andati male entrambi. Zuppa di miso. Zuppa di miso come dessert? Oddio. È buono, vero? 4, 2, 3, 2. Minchia. Un punteggio abbastanza buono. Beh, io col semifreddo alla frutta, dai. Lei ci sono le ciliegie che gli piacciono.
Non ci credo. Che schifo. Com'è che schifo? Oddio. Spero di aver fatto un buon punteggio con grazie all'omelette. Madonna che culo. Di 2 punti ho vinto. Va bene. Che duello culinario epico. Ecco, abbiamo finito. Ok, l'importante è aver vinto. Nessuno batte Tall Fry, il maestro del noodle del sindacato del drago oscuro. Ah, ecco, la stessa storia di Taiyo. Un attimo. Il sindacato? Come mi hai trovato? Non te lo dirò. Hai appena prenotato un tavolo per uno contro tutti i nostri muscoli. Pasta alla vista, baby, perché il sindacato sta venendo a prenderti. Minchia. Dannazione, è scappato. Corso, cos'è il sindacato del drago oscuro? Un'organizzazione terrificante che controlla il sottobosco dell'industria della ristorazione. E se stanno puntando al mio ristorante, allora sono in grossi guai. Ricetta del ramen. Esatto, perché l'abbiamo battuto. Yoshi! Yotta! Finalmente è uscita. Finalmente è uscita l'orata con gli occhi larghi. Ok, quindi possiamo andare a reclutare il nostro pescatore. Ok, finalmente abbiamo pescato il pesce e quindi... Ehi là, amico, come va? Ah, questa è un'orata dagli occhi rotondi. Bene, sembra che le correnti del destino stiano fluendo nella tua direzione. Ad oggi mi hanno portato fin qui, ma forse è giunta l'ora di fermarmi e lasciarmi travolgere. Non un uomo di parola, amico. La mia canna da pesca è tua. Sei con noi. Vediamo dove ci porterà la corrente. Oh, finalmente abbiamo reclutato anche Huang. Ma lui combatte? Dovrei vedere effettivamente. Ok. Andiamo al castello, costruiamogli ovviamente il suo spazio apposito e poi credo che per il momento i reclutamenti siano finiti. E dopo finalmente aver reclutato tutti i personaggi che al momento possono essere reclutabili, facciamo anche la seconda sfida di cucina. Così ce la togliamo dai piedi. Cuisinier, sei tu che hai battuto Tall Fry? Esatto, e se me lo chiedi... Oh, sì, anche io sono uno chef di una certa fama. Mi chiamo Goemon, maestro di cucina orientale. Mi sembra di capire che tu succhiavi per il mio ristorante, allora. Esatto. Tall Fry non ha una grande importanza per il sindacato del drago oscuro, ma se non lo vendicassimo, ciò porterebbe disonore su di noi. Sono qui per ristabilire il nostro onore. Ehi, ascolta. Se fai parte del sindacato, conosci un uomo con un terzo occhio sul cappello da chef? Ah, cappello tre occhi. Potrei conoscerlo molto bene, ma non ti rivelerò nulla gratis. Sarà un'altra gara di cucina? Quando mai il campo di battaglia degli chef è stato altrove? Se vuoi ottenere informazioni su cappello tre occhi, allora devi sconfiggermi in cucina. Sfida accettata. La chiave dei piatti orientali è la furtività e non ti accorgerai mai dei miei sapori delicati. Questo lo dici tu. Preparati a gustarti una cucina da leccarsi i baffi. Ok. Andiamo, sperando che... Signori e signore, l'attesa è terminata. È arrivato il momento di iniziare il duello di cucina di oggi. Permettetemi di presentarvi la giuria di oggi. Il suo sorriso porta la pace a chi lo vede. Ho sentito dire che le piacciono il tè nero e i biscotti. Ecco l'illustre architetto Iris. Il tè, quindi. Il suo cibo preferito è l'omelette di sua madre. Riuscirete a preparare un omelette per questa giovane così carina? Per Yume. Omelette, che sarebbe stato comunque il mio... antipasto. Ha bevuto fin dall'inizio. Può davvero giudicare questa gara? Vuole degli involtini primavera da accompagnare al suo drink. Ryufan, maestro delle lance. Ryufan. Oh, vedi, qua te lo dicono però le ricette. Abbiamo un Silvano qui. Pare che gli piacciono le verdure. Callator. E adesso conosciamo lo chef del giorno. Primo piatto, abile con i piatti orientali. Goemon. Ed eccolo, il nostro grande chef. Un applauso per Kurtz. Allora, vabbè, l'antipasto già lo conosciamo noi. Questa è una sfida a 3 portate. Chef, prendete posizione e preparatevi a cucinare. Ok, allora. Omelette, che è sempre il mio antipasto. Poi io direi che possiamo fare... Ramen.
oppure a quello piacciono le verdure, a lei piace il tè. Quindi verdure, ecco, succo di verdure. Potrei mettere il succo di verdure e infine il tè alle erbe. Ci può stare? Un menù un po' paraculo? Sembra che sia tutto pronto, è arrivato il momento di cucinare, non dimenticate di fare il tifo. Vediamo, perché potrebbe essere un po' un menù paraculo, però se funziona, cioè se funziona GG. Per iniziare, ecco l'antipasto del nostro sfidante, Umeboshi Chatsuke. Ok, vediamo come va. Mi è piaciuto a Yume, gli altri no, io non so cosa dire. Ok, 0312, non sembrano molto colpiti. Allora, omelette, qui dovremmo fare colpo su Yume. Ah, è piaciuto tantissimo. Però non ho fatto. Che buono! Posso portarne un po' al mio villaggio? Cucciolo. 3, 3, 2, 5. Bene. Ok, l'antipasto ce lo siamo portati noi. E ora abbiamo il piatto più in gioia dello sfidante: uovo fritto. Ok, vediamo questo uovo fritto. Oddio! L'uovo fritto è proprio il mio piatto preferito. Porco Giuda. Porco Giuda. Ok, succo di verdure. Qua mi sa che facciamo un buco nell'acqua. Conquistiamo solo. Ah, e invece era delizioso. Ne voglio ancora. 2, 5, 1, 5. Ok, ce la stiamo giocando. Bibita aceto di mele. Di mele, sì. Bibita aceto di mele. Il sidro praticamente quasi. È piaciuto soltanto a lei. Che cos'è? Ok, 3, 2, 1, 2. Ok, vediamo se il mio dolce, il dessert, è alle erbe. Dovrebbe colpire forse. Vediamo. No, non ci credo. Ho failato col tè finale. Oh, porco Giuda. Oddio, speriamo che, non lo so. Per il rotto della cuffia, godo, bene, va, vittoria. Ecco, abbiamo finito, dai. Ho perso, i miei sapori erano così insipidi, così ovvi. No, la tua cucina era di alto livello, ma io riesco ad ascoltare ciò che i miei ingredienti hanno da dire, e questo è un grande vantaggio. Sono alla tua mercé, Chef Kurz. Un patto è un patto. Dimmi dell'uomo del cappello tre occhi. Si chiama Trey ed è il vicepresidente del sindacato del Drago Oscuro. Ti prego, dire altro sancirebbe il mio destino. Va bene, basta così. Ora sparisci, non voglio più vederti avere a che fare con il sindacato. Hai la mia gratitudine. Ricetta dell'Umeboshi. Ah, ecco, la sua ricetta era l'Umeboshi Chatsuke. Ok, perfetto. Detto ciò, io direi che salvo. E per questa puntata speciale, questo extra reclutamenti e roba secondaria, direi che possa essere tutto. Quindi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.